sul piano decennale come sono articolati? Allora, 73 miliardi in infrastrutture, 15 miliardi in materiale rotabile e 7 miliardi in tecnologie. I 73 miliardi di infrastrutture sono circa 57 miliardi per le infrastrutture ferroviarie e 15 miliardi per la rete stradale di ANAS. Per quanto riguarda ANAS, a che punto siamo con la possibile integrazione? Ma abbiamo fatto, secondo me, due step importantissimi del percorso. Il primo, abbiamo condiviso con i nostri comuni azionisti, quindi col MEF e quindi col governo più in generale, l'indirizzo strategico, quindi il razionale strategico è stato definito, l'integrazione si fa perché c'è un interesse per il paese a farla. Poi abbiamo lavorato questi ultimi due mesi con le strutture dei ministeri del MEF e del MIT per risolvere il problema regolatorio di come far uscire ANAS dalla pubblica amministrazione prima di farla entrare in ferrovie, quindi quale tipo di contratto dovrà legare il Ministero dei Trasporti ad ANAS. Anche su questo abbiamo trovato un paio di possibili soluzioni che dovranno essere contrattualizzate oggi tra ANAS e il Ministero, direi nel prossimo mese, e a quel punto l'operazione diventa abbastanza semplice, perché è un'operazione in cui il Ministero delle Finanze, che è il nostro azionista, delibera in assemblea un aumento di capitale di Ferrovie dello Stato che sottoscrive il conferendo ANAS, quindi dal punto di vista tecnico l'operazione si può fare anche velocemente. Io conto che sia un'operazione che possiamo mettere in vista entro l'anno prossimo. Oggi lei ha chiarito alcuni punti del possibile IPO, se ci si può ripetere quali sono le tempistiche, quali i margini e quali soprattutto la margine di quotazione che potrebbe essere messa sul mercato. Allora, abbiamo definito che il perimetro dell'IPO sarà quello dei servizi lunga percorrenza. Oggi nella lunga percorrenza noi abbiamo fondamentalmente le frecce e i servizi intercity. È un'unica divisione dal punto di vista industriale. È interessante perché in gran parte è a mercato, quindi non ha nessun tipo di contribuzione pubblica la parte delle frecce. E per quanto riguarda la parte di intercity, è un unico contraente che è il Ministero dei Trasporti, quindi stiamo parlando dal punto di vista del mercato che deve comprendere la divisione di una cosa facile, mentre tutti gli altri servizi a partire dai regionali hanno un livello di complessità contrattuale nei rapporti con le regioni veramente importante. È una divisione che ha la maggior marginalità del gruppo, circa 30% di EBITDA margin, e che fattura attualmente 2 miliardi e 4 e che quindi riteniamo che possa avere un appeal importante sul mercato. Perché ci interessa? Ho detto molte volte anche in passato, la quotazione deve essere un mezzo, non un fine, un mezzo per rendere più forte dal punto di vista industriale una società. Questa è la società con cui vogliamo andare in Europa a concorrere. Dal 2020 il Parlamento europeo ha deliberato l'apertura dello spazio ferroviario, vuol dire che in tutti i paesi d'Europa si può fare competizione come oggi si può fare in Italia sull'alta velocità, e noi vogliamo essere pronti ad andare in Europa a fare competizione e a fare servizi con i nostri treni. Per fare questo, essere un'azienda quotata ci dà maggior capacità di attrarre investimenti anche dal mercato e maggior credibilità industriale. Lei ha detto prima che tra la gara della velocità e quella della puntualità è la seconda, perché la prima è già vinta di fatto. Esatto. Quali sono però le azioni da mettere in campo per ottenere davvero questa intermodalità che darebbe più servizi ai viaggiatori? Allora, per quanto riguarda la puntualità, lo dicevo, è un elemento fondamentale. Ci siamo dati alcuni obiettivi, ve ne cito uno per tutti: obiettivo di arrivare al 95% di puntualità sui treni regionali a 5 minuti. Obiettivo sfidante, ma assolutamente possibile. Per quanto riguarda le frecce, la puntualità e quindi i servizi a lunga percorrenza, siamo in grado di conseguirle anche grazie all'arrivo del Freccia 1000, che è un treno con un livello di accelerazione, non solo di velocità, molto superiore, quindi in grado di recuperare meglio del vecchio Freccia Rossa e TR 500 ritardi che possono accumularsi banalmente per la salita e discesa in stazione di passeggeri. E per quanto riguarda la mobilità integrata, l'obiettivo si realizza creando accordi commerciali tra tutti gli attori della mobilità, quindi dobbiamo riuscire a mettere tutte le aziende che si occupano di mobilità, vuol dire le aziende ferroviarie, tutte, le aziende del trasporto gomma, le aziende che si occupano di sharing, car sharing, bike sharing, i new player come BlaBlaCar o altri, mezzi a lunga percorrenza e quant'altro, in condizione di proporre ai nostri cittadini un viaggio integrato. E quindi perché un accordo commerciale? Perché devono mettersi d'accordo dal punto di vista tariffario di integrarsi.
Noi contiamo di farlo, di proporlo con una piattaforma digitale che stiamo sviluppando, e siamo convinti che siccome questo è quello che vogliono i clienti nostri, ma i clienti anche di tutti gli altri, alla fine ci sarà la ragionevolezza per riuscire a farlo. A proposito dei treni regionali, diceva anche la qualità del servizio è importante, uno non può stare alla stazione e sperare che arrivi un treno giusto, cioè pulito, in buone condizioni, piuttosto che un altro, no? Assolutamente. Su questo il grosso dell'investimento di Trenitalia nei prossimi anni sarà sui treni regionali. Abbiamo 1200 treni regionali che girano in Italia, abbiamo una gara aggiudicata, la più grande mai fatta nella storia del paese, per acquisire 500 nuovi, 220-230 sono stati acquisiti negli ultimi due anni, tra 2014 e 2016, quindi i numeri parlano da soli. Quel 30% di flotta che rimane, chiamiamola così, tra virgolette vecchia, sta andando tutta al revamping, e quindi il risultato dell'operazione sarà che ci troveremo con la flotta di treni regionali più nuova in Europa.